Siete pronti? Sotto le coperte. Mettetevi comodi sul vostro cuscino. Io sono Luigina e questo è Fila a Nanna, la tua storia della buonanotte. Ti voglio bene, Terra! Ciao, sono Sara Brizzolara e sono un'attivista ambientale e ogni giorno provo a migliorare il mondo in cui viviamo. Per me, tutti noi dovremmo impegnarci per costruire un nuovo ponte tra noi e la natura. E ognuno di noi può portare il proprio mattoncino per costruire questo cambiamento, iniziando anche e proprio da queste fiabe. Quindi io vi auguro un buon ascolto e anche a presto. L'acqua è un bene prezioso e a volte ce lo dimentichiamo. Ce lo racconta anche questa storia, che si intitola L'ultima goccia d'acqua di Simone Valentino. C'era una volta, nel lontano regno di Acqua Chiara, un castello grande quanto un'intera città. E non una città qualsiasi, ma una vera e propria città come Parigi o New York. Era un castello stupefacente, capace di lasciare a bocca aperta tutti quelli che lo vedevano per la prima volta. Le sue mura erano interamente fatte di oro massiccio, talmente luccicanti da essere quasi accecanti. Le torri erano così alte da perdersi tra le nuvole e non di rado capitava che la luna, durante il suo percorso nel cielo notturno, fosse costretta a deviare per non inciamparsi in una di esse. La porta di ingresso era così pesante che per aprirla era stata assunta un'intera squadra di elefanti che si riposavano all'ombra delle mura, aspettando che qualcuno dovesse entrare nel castello. L'interno era un vero labirinto. È sufficiente pensare che, per arrivare alle cucine, partendo dalle camere da letto, ci andava quasi un giorno intero. Nel castello abitavano tantissime persone, giovani e vecchi, alti e bassi, magri e grassi, uomini e donne, bambine e bambine, cani e gatti e tanti altri ancora. Il posto più importante del castello era la camera centrale, uno stanzone interamente ricoperto di seta rossa e di quadri costosi. Nel bel mezzo dello stanzone c'era un enorme tavolone di legno, completamente ricoperto di bicchieri di cristallo. E dietro al tavolone, seduto su una poltrona di velluto, c'era il grande sovrano del regno di Acqua Chiara. So che cosa stai pensando. Il re di un castello così grande doveva per forza essere un omone importante. E invece no. Il re era un omino buffo, alto poco più di 1,30 m, con dei ridicoli baffetti appuntiti e una corona così grande sulla testa che quasi gli spaccava l'osso del collo. Il suo mantello era così lungo che per trasportarlo era stata assunta un'intera squadra di scimmiette. E cosa ci faceva il re di un regno così importante seduto tutto il giorno dietro a quel tavolone, chiederai tu? Il re trascorreva le sue intere giornate a gustarsi la sua più grande passione, l'aranciata. Ne era ghiotto, ma che dico, ne era ossessionato. Pensa che un'intera ala del castello era dedicata all'aranciata. Barili, provette, recipienti vari, bottiglie piene di delizioso liquido frizzantino. Ogni giorno le porte del castello si spalancavano e centinaia di nuovi barili venivano trasportati al suo interno. Il re aveva addirittura a disposizione una squadra di sommelier di aranciata, cioè persone specializzate nella ricerca della bevanda perfetta.
assaggiavano, odoravano, sputacchiavano, tossicchiavano e facevano tante altre cose che finivano con avano. «Portatemi altra aranciata!» diceva tutte le mattine il re con la sua vocetta fastidiosa. «Ancora! Ancora! Voglio riempire tutto il castello di aranciata! Tutto il regno di acqua chiara deve essere sommerso dall'aranciata!» E così trascorrevano le giornate. Le questioni del regno venivano completamente trascurate, perché il re era troppo impegnato con la sua aranciata. Un giorno, però, accadde qualcosa. «Portatemi altra aranciata!» disse il re, come tutte le mattine. Gli elefanti si sollevarono sbuffando e, tirando con la loro immensa forza, spalancarono le porte del grande castello. E tuttavia non furono i soliti barili a varcare la soglia del castello, ma un solo uomo, dall'aria piuttosto nervosa. L'uomo, sotto lo sguardo attonito degli abitanti del castello, attraversò le decine di corridoi, stanze, stanzine, facendosi strada verso la camera centrale. Arrivò fino al cospetto del re, che gli rivolse un'occhiata sdegnosa. «Dove sta la mia aranciata?» chiese con malagrazia. Borbottò l'uomo in risposta, ma a voce tanto bassa da risultare incomprensibile. «Che hai detto?» Borbottò nuovamente l'uomo. «Non capisco!» «E l'aranciata è finita, mio signore. Ci rimangono solo le scorte nel castello.» «Ma com'è possibile?» domandò il re sconvolto. «Solo ieri i miei giardinieri mi hanno riferito che le mie rutacee traboccano letteralmente.» «Le vostre che?» chiese l'uomo perplesso. «Le mie citrusinensis.» «Le vostre citrus che?» chiese ancora l'uomo, sempre più perplesso. «I miei aranci! Brutto tonto! Sono stracolmi di frutti! E quindi come può essere esaurita l'aranciata se siamo pieni di arance? Lo sai che l'aranciata si fa con le arance, tu brutto polipetto con la testa in guazzetto?» «Sire, in realtà è terminata l'acqua», borbottò l'uomo. «L'acqua?» «Sì, mio signore, per fare l'aranciata serve anche quella che è terminata. Il grande lago dal quale prendevamo le nostre scorte si è prosciugato interamente. In tutto il regno di Acqua Chiara non è rimasta una sola goccia d'acqua. Signore, i cittadini del castello moriranno di sete.» «Ma chi se ne importa dei cittadini?» lo interruppe il re. «Io voglio dell'altra aranciata. Mi recherò personalmente al lago per risolvere la situazione.» Tuonò. Era veramente furioso, tanto che per sembrare più importante si era arrampicato sulla schiena di uno dei soldati di guardia e si agitava tutto, scuotendo i piccoli pugnetti e lanciando imprecazioni a destra e a sinistra, facendo ondeggiare lo sfortunato soldato come un albero al vento. «Attento, sire, che vi spaccate la capoccia!» borbottò quello. Radunata una scorta di soldati, nel giro di pochi minuti raggiunsero le rive del lago. Come sempre, per darsi un tono e apparire più temibile, il re si arrampicò sulla schiena di uno dei suoi uomini. Si portò davanti al lago, spalancando la bocca e preparandosi a strillare con tutta la sua voce. Ma lanciò un'occhiata davanti a sé e subito chiuse la bocca. Il lago era completamente prosciugato. Non rimaneva una sola goccia d'acqua, solo arida roccia grigiastra. Centinaia di pesciolini giacevano sul fondo, completamente immobili. Sulle rive
intere famiglie di castori cercavano disperatamente qualche residuo di acqua per far bere i loro piccoli, ma con scarso esito. Le anatre si muovevano pesantemente, talmente ricoperte di fango e terriccio sporco, da non riuscire neppure a spiccare il volo. La vita del lago, fino a pochi giorni prima felice e prospera, era finita per sempre. Improvvisamente, uno strano suono fece sobbalzare tutti i soldati. Era un misterioso... Gli uomini estrassero le armi, pensando che fosse qualche animale pericoloso. Immagina la loro sorpresa quando si accorsero che invece si trattava proprio del re. Il piccolo ometto buffo, infatti, si era accasciato per terra non appena aveva posato i suoi occhi sul terribile spettacolo del lago prosciugato. Aveva cominciato a singhiozzare e non riusciva proprio a smettere. «Come ho potuto essere così egoista?» disse tra le lacrime. «Mentre io tracannavo aranciata, il mio regno stava soffrendo e tutto per colpa mia!» E di nuovo giù a piangere disperatamente. Dopo interi minuti di singhiozzi, una voce risuonò da poco distante. Era rassicurante e molto cortese. «Avete detto aranciata, maestà?» Il re si sollevò di scatto. A pochi metri da lui c'era un membro della famiglia dei castori. Un animaletto paffuto dall'espressione simpatica. Era coperto di buffi ciuffetti di pelo marrone e osservava il re con i suoi occhietti neri, colmi di grande intelligenza. «Sì, l'ho detto!» rispose il re con voce lacrimosa. «Forse potremmo usare quella per riempire nuovamente il lago», propose l'animaletto con tono speranzoso. «Boh, la mia aranciata! Anni di collezione, di ricerca!» Poi gettò un'altra occhiata intorno e si accorse che i piccoli di castoro lo stavano guardando con aria piena di speranza. Le anatre starnazzavano con attenzione. Forse il re avrebbe potuto salvarle dal fango e dal terriccio incrostato. I pesci avevano cominciato a muoversi debolmente. Forse, dopo tutto, avrebbero potuto tornare a nuotare liberi. Osservando la natura intorno a sé, il re comprese che non avrebbe più potuto ignorare le difficoltà del suo regno. Regno del quale lui era responsabile, non solo in qualità di re, ma anche come cittadino ed essere umano. «Uomini, che tutta l'aranciata di acqua chiara sia portata qui immediatamente!» comandò. E per la prima volta nella storia del regno, centinaia di barili, di provette, di recipienti e di bottiglie compirono il percorso inverso. Dai depositi del castello varcarono le grandi porte. Furono trascinati sull'erba e raggiunsero infine il grande lago. Il castoro si portò davanti al re. Improvvisamente fu avvolto da una luce accecante e quando la luce scomparve, al posto del simpatico animaletto vi era una splendida fata che indossava un abito bianco come la neve. La fata sorrise. Era un sorriso bellissimo. Il sorriso sulla bocca della fata si accentuò e con uno schiocco di dita tramutò l'aranciata del lago in acqua cristallina. E subito grida di gioia si levarono nell'aria, grida di uomini e animali senza alcuna distinzione.
Maestà, avete salvato il lago e i suoi abitanti. Per questo vi farò un regalo. Riempirò nuovamente le vostre cantine di aranciata e avrete scorte sufficienti per i prossimi... Mia signora, la interruppe delicatamente il re. Vi ringrazio per l'offerta, ma non è necessario. Quest'oggi ho capito che esiste un bene molto più prezioso della più pregiata tra le aranciate. Un bene che sta qui dentro, aggiunse toccandosi il petto all'altezza del cuore. E non mi serve altro per essere felice. Da quel giorno il re non beve più neppure un goccio di aranciata. Gli ricordava troppo il periodo in cui era stato pigro e cieco ai problemi della sua terra. Divenne un re giusto e attento, tanto ai bisogni della sua gente quanto a quelli della natura circostante. Se vi capita di passare vicino ad Acqua Chiara, andate pure a trovare il re e la fata. Nel frattempo si sono sposati e vivono felici nel grande castello. Tu fai attenzione a non sprecare l'acqua? Ad esempio, quando ti lavi i denti, non farla scorrere inutilmente. Così anche tu sarai tra i bambini che contribuiscono a salvare le risorse del nostro pianeta. Se ti è piaciuta questa fiaba, puoi aiutarci a far conoscere questo podcast anche ai tuoi amici. C'è qualche fiaba che ti piacerebbe sentire? Scrivici nei commenti le tue risposte. Ma adesso è il momento di salutarci. Chiudi gli occhi, rilassati, abbraccia il tuo cuscino e fai un bel respiro. Buonanotte.